Oggi avete organizzato questa manifestazione, l'obiettivo? L'obiettivo è quello di accendere innanzitutto i riflettori sulla decisione della Regione Campania di costruire un nuovo impianto di smaltimento di rifiuti proprio qui nel comune di Giugliano e a ridosso del comune di Qualiano, che tra l'altro è il comune più interessato da questa decisione, essendo quello più vicino all'impianto che vuole essere costruito in quella che è l'ex centrale turbogas dell'Enel, che è stata acquistata dalla Regione. Quello che vogliono fare è smaltire le coballe di Taverna del Re, non con uno smaltimento finale, ma spacchettarle e produrre del combustibile da poi mandare nei cementifici. I problemi sono due. Innanzitutto è che non si dice questa attività cosa comporterà. Noi sappiamo bene che quelle coballe sono altamente nocive, tant'è vero che il primo tentativo di smaltirle, che era quello di portarle all'estero, è stato rimandato al mittente, perché quando sono state aperte, anche all'estero, con gli strumenti anche avanzati di smaltimento dei rifiuti, le hanno rimandate indietro e hanno detto che non le volevano. Non vedo perché ce le dobbiamo riprendere noi qui a Giugliano, che è un'area già inquinata. Non lo diciamo noi, ma c'è una legge del 2007, la legge 87 del 2007, che dice proprio che in quest'area, quella di Qualiano, Giugliano, Quarto e Villaricca, non devono essere più costruiti impianti di smaltimento finale di rifiuti, proprio perché l'area ha bisogno piuttosto di bonifiche. Ora, noi abbiamo organizzato una manifestazione cittadina, pretendiamo che la Regione Campania faccia un passo indietro, dia attuazione a quella legge nazionale e che soprattutto anche i soggetti di questo territorio che siedono all'interno del Consiglio Comunale facciano veramente fino in fondo quello che devono fare per salvaguardare il territorio. Noi ce la metteremo tutta, abbiamo organizzato questa manifestazione, sarà la prima di tante, perché da qui poi ci sposteremo a Giugliano. Siamo qui oggi per manifestare questo nuovo impianto, perché il nostro territorio è già saturo e fino ad oggi nessuno si è mai fatto la bonifica su questo territorio. Abbiamo la cittadella della Monnezza, il distretto della Monnezza con tantissime cave e tutto quanto. Inoltre il sito dell'Enel, che è stato acquistato dalla Regione Campania, è un sito che è sito da bonificare, perché l'ARPAC allora trovò inquinamento nelle falde acquifere di manganese, arsenico e fluoruro. Poi dopo chiese stesso all'Enel di fare i rilievi e l'Enel ha trovato che si è tutto volatilizzato, non c'è più niente. Quindi un sito da bonificare che non viene bonificato, la Regione lo acquista per 5 milioni di euro. Perché lo acquista per 5 milioni di euro? Poi aprire quelle balle, cosa c'è in quelle balle? Perché non si è mai fatto una caratterizzazione di quelle balle a vedere cosa c'è dentro. Siamo qui per sollecitare tutti, soprattutto anche i politici e tutto quanto, ad andare da chi di competenza e protestare nelle stanze del potere affinché non avvenga un altro scempio su questo territorio. Qualiano si mobilita, il problema sembra serio. No, Qualiano si mobilita perché sicuramente c'è da difendere un territorio che non può essere più maltrattato, un territorio che comunque ha dato e non può più dare. Quindi un territorio che chiede sicuramente un confronto, un territorio che vuole partecipare ad ogni e fa bene quindi che queste cose poi vengano dai cittadini, dal popolo e non dalla politica, perché in queste cose la politica è super partes, cioè ognuno pensa che in tutti diciamo, da tutti i punti di vista, al di là diciamo, di quello che può essere e sarà il colore politico, c'è cioè la difesa del territorio. Qualiano già dato, quindi è sicuramente merita rispetto. Noi tanti anni fa è stato stabilito in queste zone, non veniva più diciamo, con la chiusura delle discariche nei dintorni di Qualiano, perché poi Qualiano subisce come sempre il danno e la beffa, perché non è il territorio di Qualiano ma lo subisce, quindi è la città che sta più vicina a queste diciamo discarico, a queste diciamo idee di intervento. Quindi Qualiano dice no a questi interventi. Qualiano vuole una bonifica dei territori, vuole un ripristino dello stato dei luoghi e vuole sicuramente che venga rispettato quello che è stato deciso all'epoca diciamo con Runghi e tutti quanti, che Qualiano aveva dato e quindi queste zone avevano dato, e quindi basta con ecoballe, basta con discariche, basta sicuramente con questi interventi. H2 non sarà toccata da questo nuovo impianto, siete così vicini che credo che anche a voi vi arrivi qualcosa. Allora, noi siamo qui perché noi diciamo no all'ennesimo impianto di rifiuti. Villaricca si unisce a Qualiano, a Giugliano, per manifestare perché siamo stanchi per l'ennesimo impianto tossico nel nostro territorio. Consigliere,
Ieri c'è stato un consiglio comunale a Villaricca, di cosa avete parlato? Sì, è stato presentato un ordine del giorno dal primo firmatario, il consigliere Tobia Di Lozzi, e altri firmatari come consiglieri di minoranza. Diciamo che il consiglio poi comunque è stato unanime ad accettare questo dissenso verso questa costruzione di questo nuovo impianto che vogliono costruire a Giugliano. Quindi diciamo che la città di Villaricca ha detto no a un nuovo impianto. Costruire un nuovo impianto di smaltimento di rifiuti a Giugliano, in un'area a ridosso che è del comune di Quagliano. Su questa scelta sono state dette tante cose, ma ancora oggi non viene fatta valere la verità, ovvero che questo territorio già è stato ampiamente inquinato da decine e decine di anni con discariche legali e illegali, con altri tentativi di costruire impianti di smaltimento per non fare altro che risolversi il problema sotto il proprio naso. Dopo che per anni c'è stata una mala gestione sul piano dei rifiuti che non ha fatto altro che far ingrassare le tasche di poche persone. Questo nuovo impianto noi non lo vogliamo perché, come diciamo, quest'area già è stata ampiamente inquinata. C'è una legge nazionale del 2007 che dice che quest'area innanzitutto deve essere bonificata e non può essere sottoposta ad altri atti di inquinamento. Il governatore della regione ha ben pensato di risolversi il problema delle ecoballe per cui viene multato ogni giorno dall'Unione Europea nella propria casa, nella nostra casa, quella di Giugliano, quella di Quagliano. Smaltire le ecoballe di Taverna del Re, che all'estero hanno rimandato a casa perché la loro composizione non è una composizione normale, perché sono balle che possono inquinare l'ambiente, il terreno, la falda acquifera, ed è quello che già hanno fatto a Taverna del Re, ed è quello che possono continuare a fare a Giugliano, oltretutto producendo del combustibile che deve essere mandato nei cementifici, ma non si dice dove, e quindi si ripropone di nuovo il solito problema dell'inceneritore, si ripropone il problema dell'inceneritore di Acerra, quei rifiuti che verranno poi spacchettati, dove vengono mandati. Allora, tutte queste problematiche è chiaro che noi, comitati del territorio, rispondiamo con un netto no. Questo impianto non lo vogliamo. Qua non lo vogliamo. Facciamo valere quella legge, facciamo valere il diritto alla salute dei cittadini di questo territorio. Questa è una manifestazione popolare fatta di cittadini, ma è chiaro che ci sono delle responsabilità da parte di chi riveste ruoli e cariche per i quali deve rispondere ai propri cittadini. Ed è chiaro che in ogni sede questa battaglia si deve giocare mettendo al centro il diritto alla salute, quindi ci aspettiamo che per questa battaglia ognuno faccia la propria parte, senza mettere avanti la propria persona, senza mettere avanti i propri interessi. Ora ci incamminiamo, ci fermeremo, andremo lenti perché la questione centrale è innanzitutto sensibilizzare questa città. Noi abbiamo indetto questa manifestazione a Quagliano come manifestazione cittadina, ma siamo consapevoli che la partita non si gioca a Quagliano, perché Quagliano dal punto di vista amministrativo non ha il peso che ha invece il comune di Giugliano, che sceglie se per questo impianto va fatto a Giugliano o meno. Quindi questa manifestazione è innanzitutto una risposta della comunità di Quagliano, che, come dicevo in apertura, è tra le altre cose la comunità che è più interessata da questo impianto, perché è quella più vicina dal punto di vista geografico a questo impianto, che ricordo vuole essere costruito sul Ponte Riccio, dove attualmente c'è l'ex centrale Turbogas dell'Ene e che già è stata acquistata dalla Regione Campania per proseguire con questo piano. Tra le altre cose, su quell'area c'è da dire che è un'area che anch'essa ha bisogno di essere bonificata. Invitiamo tutti i cittadini di Quagliano a non girarsi dall'altra parte, perché questa volta, per l'ennesima volta, vogliono porre una tomba finale su questo territorio. E anche per tutti i commercianti che dalla mattina alla sera buttano il sangue su questo territorio per cercare di fare attività, anche di farlo vivere, diciamo che questo è nell'interesse comune di tutti, che se fanno questo nuovo impianto prenderanno il raggio di poter continuare a maltrattare ancora una volta il territorio, lo continueranno a fare perché sarà questo impianto e poi se ne sarà un altro e poi ne sarà un altro ancora e piano piano tutti quanti saremo costretti ad andare via da questa terra. Vogliamo far valere le nostre vite a vivere su questo territorio, quindi in parte
calcio e dire no, voi dovete, la prima cosa che si deve fare su questo territorio è la bonifica, ci sono delle tra le discariche più pericolose d'Europa, a pochi chilometri, sui tre ponti di Parete, a Via Liquaria, c'è una discarica che raccoglie il percolato di tutta la provincia di Napoli, è tra le più grandi e aspetta ancora la messa in sicurezza. La discarica della Resit, che se andate nella masseria grande, che se andate lì si vede ancora il fumo che esce dal terreno. Di che stiamo parlando? Di fare un nuovo impianto su questo territorio già così martoriato? Dobbiamo ribellarci, è l'unico modo che ha un popolo per ribellarsi e scendere in piazza e gridare il suo no, e gridare con tutta la voce. Perché non abbiamo bisogno di persone dietro ai computer a scrivere, si deve scendere in piazza a gridare il nostro dissenso contro questo piano sciagurato. Le ecoballe non si possono aprire perché possono contaminare ancora di più di quanto non l'hanno già fatto. Le hanno provate a portare nell'inceneritore di Perugia, dopo una settimana ce le hanno portate indietro perché erano radioattive, gli abbiamo contaminato il sito. È questo che vogliono fare, vogliono riaprire delle bombe, delle vere e proprie bombe, per poi recuperare quel po' di ferro per... Thank you.
di questo nuovo impianto che vogliono produrre qui, che vogliono costruire qui a pochi chilometri per smaltire le coballe di Taverna del Re. Un nuovo scelto, un nuovo attacco al territorio che inquinerà ancora una volta questo territorio, quando questo territorio invece ha bisogno di bonifiche, ha bisogno di essere rilanciato anche nelle sue attività. Su quei terreni dove l'altro giorno siamo andati qui, e noi comitati non abbiamo nessuna fiducia nei confronti di questa persona e del suo governo regionale rispetto a quello che vogliono fare in questa terra. Di cosa stiano facendo? Alle persone che noi abbiamo il dovere di spiegare che quello che stiamo facendo lo stiamo facendo anche per loro, per i loro figli, per i bambini che vediamo nelle macchine, che vivono questo territorio e che vivranno questo territorio nei prossimi anni e che sono costretti come noi a respirare l'aria di questo territorio, a mangiare i frutti di questo territorio, a vivere su questo territorio. Non possiamo accettare l'ennesimo atto di criminale, di inquinamento di questo territorio. Vogliono costruirci un nuovo impianto qua a pochi passi, dove c'è attualmente l'ex centrale Enel Turbogas. Questo impianto vuole smaltire le coballe che sono attualmente a Taverna del Re, dei rifiuti speciali che non possono essere smaltiti nel ciclo ordinario, rifiuti che vengono da tutta la regione Campania e che oggi vogliono produrre del combustibile qui vicino e lo vogliono bruciare, noi respiriamo quell'aria. Non lo possiamo più accettare. L'ASL ci dice che su questo territorio si muore. Sono aumentati negli ultimi 3 anni i casi tumorali in quest'area. Un'area dove ci sono tante discariche a cielo aperto, tanti siti ancora da bonificare. E non lo si fa. Non possiamo accettare questo nuovo impianto. Assolutamente dobbiamo dire no. Qui non si fa più nulla. Come dice già una legge nazionale del 2007, che dice che qui non devono essere costruiti nuovi impianti di smaltimento di rifiuti. Quest'area va bonificata. Facciamo valere il nostro sacrosanto diritto alla vita. Lo diciamo innanzitutto alle persone che sono nelle auto, che ci guardano e si chiedono perché siamo qui. Da prova a dirci che servono i nuovi impianti che trattano la monnezza, i nostri territori non sono solo terre di conquista, anzi non sono terre di conquista per quelli loro che vogliono coltivare i loro soliti sporchi interessi sulla pelle di tutti e tutti noi. Noi diciamo basta, siamo stanchi di anni di speculazione sulla nostra pelle, siamo stanchi di anni in cui a decidere non sono stati cittadini, ma sono stati consigli di amministrazione delle aziende private che hanno trovato nella nostra terra la fortuna, e questa fortuna è costruita sul sangue, è costruita sulla morte di migliaia di persone che vivono la nostra terra e che sono costrette a vivere in condizioni di insalubrità, con un inquinamento che aumenta giorno dopo giorno. Noi lo vogliamo questo cambiamento, fateci vedere il reale cambiamento nella nostra terra, non quello delle città, delle vetrine. Noi vogliamo che qui nelle periferie delle grandi città si veda un cambiamento, ma un cambiamento reale delle nostre condizioni di vita. Noi non vogliamo più morire di tumore, noi non vogliamo più vivere una terra avvelenata. Fateci vedere questo, non l'ennesima passerella, non l'ennesima promessa, un impegno serio, un impegno che garantisca a tutti i cittadini di questa terra di poter vivere, di poter continuare a vivere nella loro terra, di non dover andare via, perché noi da qui non ce ne vogliamo andare, noi vogliamo restare qui e diciamo che lo sviluppo dei nostri territori non passa per la monnezza. Le periferie di Napoli non sono lo sversatoio della Campania e lo sversatoio d'Italia. Noi vogliamo uno sviluppo sostenibile e siamo stanchi che sui nostri territori la politica arrivi solo quando ci sono le emergenze, quando i danni aumentano.